Conseguenze pesanti per gli agricoltori del comprensorio dopo il furto di rame dai cavi elettrici che alimentano il sistema di pompaggio e distribuzione alle campagne dell'acqua del Lago Arancio nel territorio di Sambuca di Sicilia. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'inchiesta, mentre si sta anche procedendo ad una esatta stima dei danni. I malviventi sono entrati anche all'interno degli uffici del consorzio di bonifica Agrigento 3, mettendoli a saquadro e danneggiando i sistemi informativi di controllo degli impianti idrici al servizio del lago. Lo evidenzia al nostro telegiornale il commissario del consorzio Baldo Giarraputo. Purtroppo dei malavitosi nei giorni scorsi sono entrati nei locali del consorzio, hanno danneggiato uffici portando via computer, telefoni, robe varie, ma soprattutto hanno saccheggiato e distrutto l'impianto di sollevamento, dove hanno rubato tutti i cavi in rame, quindi creando parecchio danno alla struttura. Tutto questo chiaramente implicherà per il consorzio di non poter dare servizi agli agricoltori del comprensorio. Per quanto tempo, commissario? Io mi auguro di poter intervenire immediatamente, già da questa mattina sono andati i tecnici a fare un sopralluogo per capire l'entità del danno e quindi su questo iniziare il percorso che ci porti a nuovamente intervenire e sistemare i luoghi così per come erano in precedenza. Quindi l'ipotesi di un mese purtroppo è verosimile? Io spero prima, nel senso che già, ripeto, ci siamo attivati per avere, ho parlato già io pure con il Dipartimento Agricoltura per avere le risorse necessarie per poter fare questo intervento. E tecnicamente esistono nel frattempo soluzioni alternative? Ma soluzioni alternative no, nel senso che bisogna nuovamente rimettere tutti i capi, ripristinare il sistema delle pompe e quindi attivare nuovamente il sollevamento. Non c'è pace dunque per gli agricoltori del comprensorio che fa riferimento al Lago Arancio che già lo scorso anno hanno dovuto sopportare lo stop al prelievo dell'acqua a scopo irriguo a causa del problema dell'alga rossa. Proprio il prolungato blocco dell'utilizzo dell'acqua di questo invaso aveva consentito durante questa stagione estiva di grave siccità di effettuare le irrigazioni. Adesso un nuovo stop causato dal furto messo a segno nei giorni scorsi. Nonostante questo problema, ma soprattutto la grave criticità idrica che abbiamo vissuto quest'anno, ma siamo riusciti a fare una buona stagione irrigua, quindi poter dare il servizio agli agricoltori così come è giusto fare. Chiaramente i disservizi ci sono sempre, ci sono stati anche quest'anno con rotture, guasti e robe varie, però speriamo nel proseguo di andare avanti senza problemi.